una pioggia torrenziale, una rete di mani decide la sfida tra US Velate e Celtic Cinisello. Ma ora uno sguardo agli altri risultati. Pareggio spettacolare tra Murphys e Vittoria, partita che finisce 3-3. Per i padroni di casa, reti di Albanese, Crippa e Neri. Per gli ospiti, invece, una doppietta di Fabbro e il gol di Dacas. Colpaccio esterno per la linea verde, che passa 1-0 sul campo del San Luigi Cormano. Alla Virtus OPM verde basta una rete di Moretti per piegare l'UP 7A. Dividono la posta in palio, UP 7B e fila rete, un punto a testa nell'1-1 finale. Vittoria schiacciante del Metanopoli sull'USM a Sago Blu, due volte Lo Bosco e il sigillo di Torregrossa per il 3-0 finale. E Matteo Fabbro del Vittoria, il re dei gol nell'Eccellenza 11, con la bellezza di 14 reti. Talonato da dietro dal compagno di squadra Pietro Dacas a quota 11. Stesso numero di realizzazioni per il terzo in classifica Matteo Lo Bosco del Metanopoli. Nella classifica dei miei giocatori invece è Mirko La Greca del Velate a stazionare al vertice con ben 6 voti. Con 39 punti il Vittoria mantiene la vetta anche in questa giornata. Seguono Baggese e Metanopoli. I secondi in classifica, con una partita da recuperare, hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla capolista. Agguerrita anche la lotta alla salvezza, visto i pochi punti che separano le squadre. Dal nono posto occupato dal Murphys con 19 punti, al finale di coda UP7B con 14, la battaglia è accesissima, con ben 8 squadre a voler uscire dalle sabbie mobili della retrocessione.